grande onore e piacere, vi presento il nostro relatore di oggi, Prabhakti Prabhu. Prabhakti Prabhu da tantissimo tempo pratica il Bhakti Yoga, è maestro di Bhakti Yoga, è presidente del centro dell'ashram di Firenze, Villa Vrindavana, che è un centro apprezzato in tutto il mondo per la sua bellezza, per le sue attività. Ci sono grandi festival annuali che avvengono dove tante persone da tutta Europa, da tutto il mondo vengono, e lui coordina e organizza. In più, una delle sue specialità, tra le tante specialità, è che frequenta, dirige incontri interreligiosi per il dialogo religioso, che in quest'era del Kali Yuga sono molto importanti, trovare una sorta di congiunzione e comunione tra tutti i cammini spirituali. Ok, quindi queste sono due parole, in realtà un relatore che non ha bisogno di presentazione, e adesso ascolteremo unità nella diversità. Grazie per quello che hai detto. In realtà tento come tutti di servire Krishna, quindi questa è l'unica qualifica che tutti noi. Ok, al di là di tutto, sì, il tema che ho scelto oggi è un tema stimolante, credo, perché ci dà la possibilità proprio di cercare di parlare, di approfondire, di capire come chi è intanto un devoto, cosa intendiamo noi per devoto di Krishna, e se possono convivere questa molteplicità di devoti, di persone, di individui in coscienza di Krishna. Io penso che è una domanda frequente che ci si faccia, come possiamo fare convivere insieme delle differenze così, così profonde, no? Pensate, ok, adesso si sente. Pensate, se noi ci riferiamo ad esempio alla coscienza di Krishna, finché Prabhupada non venne, la portò in Occidente, era qualcosa di molto limitato. Chi era i devoti di Krishna? In realtà non lo sapeva nessuno. Quando si parlava di induismo, tra virgolette, io penso che la maggior parte di voi, almeno forse tutti, sapete che induismo è una parola che non identifica assolutamente il percorso che noi stiamo facendo. Hindu sono la definizione che i conquistatori islamici fecero circa 900 anni fa, quando loro si trovarono con le persone che stavano al di là del fiume Sindhu, e loro non riuscivano bene a capire chi erano, mentre loro erano tutti uniti sotto una sorta di, perlomeno quei due conquistatori, sotto questa bandiera dell'Islam, che aveva degli obiettivi più o meno simili. Di là non si capiva nulla, perché in effetti chi è stato in India ha avuto modo di cercare di approfondire, ha visto veramente un universo, addirittura a volte ci sono delle differenze così profonde tra persone che convivono nello stesso territorio, vengono classificati come Hindu, e poi abbiamo delle persone che seguono ad esempio delle dottrine cosiddette impersonaliste, mayavadi, non credono che Dio sia uno, che loro stessi siano Dio, qualcun altro non crede in Dio, qualcun altro adora gli dèi, e poi ci sono i Vaishnava, che sono tendenzialmente la maggior parte, però una grande parte degli indiani, degli Hindu. Ma in realtà chi è che ne sapeva più di tanto di tutto questo? Sì, ovviamente se noi ci rivolgiamo agli ambienti accademici, lì sì che si sapevano le cose, tant'è vero che se andiamo anche indietro nel tempo, parliamo di metà dell'Ottocento, fine dell'Ottocento, sicuramente in Inghilterra, come anche in Germania, nell'università, meno male, si studiava, come si studiava sanscrito, si studiava anche tutta questa filosofia. Ma in realtà finché, e poi c'era stata tutta una serie di persone che hanno cercato di portare un certo pensiero in Occidente, pensate, che ne so, a Krishnamurti, pensate, che ne so, a Paramahansa Yogananda, insomma tutta una serie di persone che hanno, però in realtà la diffusione proprio del pensiero Vaishnava, quello che ha reso affascinato un po' tutti noi, la dobbiamo principalmente a Prabhupada. Lui ha cambiato proprio le carte in tavola e ha tirato fuori da quel contesto che era
socioculturale, cioè questi indiani che vivevano nella loro realtà, che quindi praticavano la loro spiritualità, la coscienza di Krishna, era tirato fuori, se volete, anche dagli ambiti strettamente accademici e l'ha reso popolare, l'ha distribuito in tutto il mondo. Allora uno inizia a domandarsi, ok, io rimango affascinato da tutto questo, mi piace, eccetera, eccetera, poi, semmai qualcuno non gli torna quello che sto dicendo, poi quando vai in India, chi ci è andato, oppure quando ti avvicini un pochettino più profondamente, scopri che in realtà questi aspetti che tu hai studiato, che tu stai praticando, in realtà trovano delle applicazioni completamente diverse quando noi ci rivolgiamo in questi paesi. Questo lo dico perché una cosa è andare in India da turista, una cosa è andare a viverci, sono due cose profondamente diverse. Da turista si sta bene, affascinante, incontriamo della gente, soprattutto quando stiamo in ambienti tra virgolette protette, quando visitiamo i templi della ISKCON eccetera, c'è un certo tipo di stile, ma quando poi vediamo com'è la cultura del paese, diventa un pochettino complesso. Cioè, se noi volesse, per dire bene, se noi vogliamo andare in India, che facciamo? Prendiamo il nostro passaporto, andiamo in ambasciata, facciamo una richiesta, paghiamo una piccola cifra, ci facciamo dare questo visto e ci possiamo stare per un tot. Finito. Tornate indietro, volete riandarci, rifate la stessa cosa e ci andate. L'indiano non è così, è un pochettino più complesso per loro arrivare qua. Quindi c'è tutta una burocrazia, un modo di vivere, una cultura, eccetera, eccetera, che spesso qualcuno pensa che essere devoto di Krishna sia qualcosa di molto vicino all'essere indiano, ma poi anche negli usi, costumi, nelle tradizioni, è abbastanza complesso. Anche come si mangia, una cosa, tutti quelli che vanno giù, ma sono affascinati da un certo tipo di cibo, e poi scopri che a lungo andare invece comincia ad avere dei disturbi, comincia ad avere questo e quell'altro. Insomma, cosa significa essere devoto? Significa diventare degli indiani? Qualcuno avrebbe delle difficoltà a fare tutto questo, io per primo lo dico, perché ci sono proprio delle differenze così profonde. Ma anche quando noi arriviamo in Occidente, quindi Prabhupada cosa ha fatto? Sostanzialmente lui ha fatto quello che un Vaishnava dovrebbe fare, ha preso l'essenza di tutto e l'ha distribuito, e che poi non è quella cosa che ha inventato Srila Prabhupada, ma è un qualcosa che in realtà ha promosso e ha portato avanti Chaitanya Mahaprabhu stesso. Perché Chaitanya Mahaprabhu, adesso noi vediamo, no, la figura di Chaitanya Mahaprabhu, per chi, non so se c'è qualcuno che è la prima volta che non sa chi sia Chaitanya Mahaprabhu, ma per noi Vaishnava è una figura divina, cioè Krishna stesso che entra in quel particolare aspetto, si manifesta attraverso questo particolare aspetto. Ma lui sconvolge completamente gli schemi, vedete, va addirittura contro tutto questo sistema, questo apparato che vigeva in India. Qui parliamo di 500 anni fa. Questo sistema molto sviluppato allora, ma ancora per alcuni aspetti adesso, che è quello delle caste, è qualcosa in cui Chaitanya Mahaprabhu assolutamente prende le distanze. Non solo prende le distanze, ma addirittura ci va contro, ci va a sbattere contro e cerca di rimuoverlo in tutti i sensi. Pensate che noi tutte le mattine, quando recitiamo questi mantra di glorificazione di Krishna, recitiamo questi omaggi ai Vaishnava, recitiamo gli omaggi ad Haridas Thakur, e penso che quasi tutti sappiate voi che Haridas Thakur era nato in una famiglia islamica, una famiglia musulmana. Quindi tecnicamente per un Vaishnava era un intoccabile. Era una persona che non ci si poteva neanche avvicinare, perché non solo non apparteneva al sistema delle caste indù, ma addirittura era qualcuno che non c'entrava assolutamente nulla. Lui lo considera uno dei suoi più grandi amici, tant'è vero che noi tutte le volte che diciamo Haridas Thakur Ki Jai stiamo glorificando qualcuno che tecnicamente nelle tradizioni ufficiali, nella struttura, è addirittura qualcuno che non ci dovrebbe essere. Poi studiamo i libri di Rupa e Sanatana Goswami, che praticamente erano stati convertiti all'Islam e poi sono tornati indietro. Quindi ci sono quelle figure che non voleva più nessuno dei due, cioè non li volevano gli Hindu, non li volevano e neanche più i musulmani. E invece Chaitanya Mahaprabhu li accoglie fra di loro. Quindi c'è un messaggio molto profondo che sta a un significato
che è quello intimo della Bhakti. Io arrivo a tutti potenzialmente e guardo cosa c'è all'interno del loro cuore. Questo è un primo passaggio che bisogna. Quindi la Bhakti, il percorso che noi facciamo, non è, diciamo, confinabile in nessuno stereotipo che noi possiamo usare a livello materiale. Quindi non ci sono razze, non ci sono confini, non ci sono orientamenti di qualsiasi genere, non ci sono sessi, che non è se uno è meglio o l'altro è peggio. Questo è per tutti. E queste non sono delle cose che sto dicendo io, che ha inventato Srila Prabhupada o qualcuno più progressista. Proprio l'essenza stessa della Bhakti, darla a tutti quanti. Questo però comporta tutta una serie di analisi e di riflessioni che uno deve fare, perché quando noi stiamo parlando di tutti, significa che stiamo parlando di persone che semmai sono profondamente diverse fra di loro, e questo non è un aspetto che uno deve considerare. Allora, che significa essere Vaishnava? Perché uno dice, essere Vaishnava vuol dire qualcuno che segue un certo tipo di filosofia. Poi vediamo che Chaitanya Mahaprabhu addirittura rompe completamente gli schemi e va da un'altra parte. Quindi lui arriva, addirittura rifiuta tutta questa impostazione sociale. Se fra qualche giorno si festeggia l'apparizione di Nityananda Prabhu, ed è famosa questa scena in cui Nityananda Prabhu guarda Chaitanya Mahaprabhu col suo bastone da sannyasi, gli dice: ma guarda che quella lì è tutta semplicemente una convenzione sociale, tu sei al di là di quello, prendi e spezza il bastone in due. No? Questo è un passatempo molto famoso, perché va completamente al di là di questi schemi tradizionali. Ma allo stesso tempo Chaitanya Mahaprabhu era uno che era molto stretto e stava molto attento che le persone da altri punti di vista non potessero criticare i Vaishnava. E abbiamo un sacco di storie, se non qualcuno le ha lette nella Chaitanya Charitamrita o da altre parti. Quindi cosa significa essere Vaishnava? Questa è una domanda che non solo ci facciamo noi oggigiorno, ma se la sono fatta da tempo immemorabile. I devoti si domandano: ma chi è un Vaishnava? Perché poi c'è questo problema, che il Vaishnava, problema insomma, è modesto, una persona molto modesta, quindi lui non si sente una persona realizzata, tutt'altro, si sente una persona che in realtà lui cerca di servire gli altri, cerca di servire chiunque, e si sente squalificato, ma non perché, voglio dire, è una falsa modestia, oppure la sua è una... il suo livello veramente culturale o accademico, sociale molto basso, ma semplicemente un certo tipo di attitudine. Quindi è molto difficile che un Vaishnava si proponga o si metta lui stesso sotto i riflettori per avere una sorta di tornaconto personale, no? una sorta di notorietà. Quindi questo in un certo senso complica anche le cose. Come facciamo ad andare a capire chi è un Vaishnava? E questa domanda... Forse qualcuno conosce questa storia, ma è una storia antica, si va indietro di centinaia di anni. La fece un discepolo al suo maestro, gli disse: mi dici chi è un Vaishnava? E lui lo guardò e gli disse: non sono sicuro di saper rispondere a questa domanda. O meglio, penso che forse ci sarà qualcuno che è più qualificato di me per poterti dare questa risposta. E gli disse: guarda, c'è questo tempio, che poi è il tempio vicino a Tirupati, un posto molto famoso in India, molto spirituale, e tu dici: se tu vai da lui, lascia un mio amico, un maestro, che ti saprà rispondere a questa domanda. Allora dice: ok, il problema è che non è come adesso, che uno sale su un treno, un aereo o una macchina. Lì si trattava di fare qualche centinaio di chilometri con strade approssimative, quindi si trattava di attraversare la giungla, di fare tutta una serie di sacrifici per poter arrivare a quello. Ma lui era seriamente intenzionato, questo discepolo, a capire chi era un Vaishnava e come lui si doveva considerare, e non riusciva a capire chi lui doveva essere. E allora si mette in cammino e fa tutti questi decine, queste centinaia di chilometri, mesi e mesi e mesi e mesi, continua a camminare finché arriva in questo tempio. E quando arriva in questo tempio incontra questo maestro, dice: guarda, mi ha mandato il tuo maestro. Dice: ah sì, mio grande amico. Dice: per fare cosa vuoi sapere da me? Lui mi ha chiesto di chiedere a te chi è un Vaishnava. E lui l'ha guardato, gli ha detto: Hare Krishna, e se n'è andato. Lui è rimasto completamente spiazzato. Mi ha fatto tutti questi mesi, ho affrontato la giungla,
i serpenti, le zanzare, eccetera, eccetera. E poi, dopo questo primo attimo di sbandamento, si guarda intorno, va dai devoti che stanno in quel tempio e dice: come posso aiutarvi? E allora si mette completamente al servizio di questi devoti. Quindi narra la storia che lui era sempre disponibile quando completava il servizio che era stato assegnato, era sempre pronto per fare un altro, era sempre pronto a distribuire prasada a tutti, e lui distribuiva prasada, e finché anche l'ultima persona si era soddisfatta, solo a quel punto lì lui prendeva e mangiava qualcosa per soddisfare se stesso, per riempire lo stomaco, insomma, prendere prasada anche lui. E così passò il tempo, passarono i mesi, e dopo un po' di mesi questo maestro tornò da lui e gli disse: ma tu, mi è venuto qua per farmi una domanda. E dice: quasi me l'ero dimenticato, è passato così tanto tempo. Dice: voglio sapere da te chi è un Vaishnava. E lui gli disse: il Vaishnava è come un fenicottero, il Vaishnava è come una gallina. Dice: il Vaishnava è come il sale e il Vaishnava è come te. Hare Krishna. Ma come? C'è tutto qua? Sì, tutto qua, qui c'è tutto. E lui rimase di nuovo spiazzato e dice: adesso che faccio? Guarda, la risposta l'ho avuta, però non capisco cosa significa, torno indietro, si rifece tutto il percorso al contrario, finalmente tornò dal suo maestro spirituale, il quale dice: ah, finalmente sei tornato, avevo sentito proprio la tua mancanza. Dice: allora hai avuto la risposta alla tua domanda? Dice: sì, la risposta ce l'ho avuta, ma sinceramente non ho capito niente. E gli disse questo: mi ha detto che il Vaishnava come un fenicottero, il Vaishnava è come una gallina, il Vaishnava è come il sale, il Vaishnava è come me. E il suo maestro dice: ma che bella risposta, lo sapevo che questo mio amico era veramente, riusciva a cogliere il punto, ti ha dato le informazioni migliori che io non ero, sai, anche stato in grado di dartela. E lui dice: sì, ma ok, dice, vorrei essere anch'io partecipe di tutto questo, perché io non ci capisco nulla. E dice: ok. Dice: sai cosa fa il fenicottero, la gru? Dice: sta tutto il tempo, li avete mai visti gli stagni? Stanno su una gamba sola, no? Guardano, osservano. Dice: intorno a lui, in quest'acqua, passano un sacco di pesci e lui non li degna neanche di uno sguardo, ma quando passa un pesce più grande, sac, immediatamente lo prende. Quindi così il Vaishnava lascia passare tutte le cose inutili che gli stanno intorno a lui, le lascia fluire senza preoccuparsi più di tanto, e dà attenzione solo ai soggetti veramente importanti. Come la gru dà attenzione solo al pesce grande, perché quella può soddisfarlo, così il Vaishnava fa quello. Wow, lui ci pensò e dice: la gallina, lo vedi che va a rovistare in mezzo alla spazzatura? C'è spazzatura ovunque, ma la gallina riesce in mezzo alla spazzatura a trovare il cibo, le cose che possono essere utili a lei o alla sua prole. E nonostante c'è la spazzatura lì, tac, arriva e prende solo quello che è valido, è utile. Così anche il Vaishnava riesce ad andare in tutte le cose negative che ci possono essere nella vita, stare intorno a lui, e comunque trovare sempre il lato positivo di una cosa, di ogni cosa, e prenderlo e valorizzarlo. E poi gli disse una cosa ancora più profonda, gli disse: come il sale. E lui gli fece questo parere, dice: guarda, il sale è essenziale per ogni preparazione. Quando noi cuciniamo qualcosa è difficilissimo che uno, se non ci metta il sale, questa possa essere buona di per sé. Però dice: il dosare il sale è un'arte molto particolare, devi mettercene né troppo poco né troppo, perché se no, voglio dire, si altera completamente. E basta semplicemente che uno sbagli la quantità di sale che l'intera preparazione viene messa in discussione. Quindi la bravura del cuoco viene messa in discussione semplicemente da quanto tu sai dosare quella particolare ingrediente, che è apparentemente assolutamente insignificante. Quindi questo dà il valore aggiunto alla preparazione. Nessuno vi dirà mai, voglio dire, che buono è il sale, no? Che c'è in quella preparazione. Uno vi dirà che buona è la preparazione, ma da lì giudicheranno quanto voi siete. Dice: c'è una cosa, quindi nessuno glorificherà mai il sale, la bontà del sale. Adesso vedete che sono di moda tutti questi sali, andate al supermercato di vari tipi, però poi io sinceramente non sono così raffinato, non ho mai colto esattamente quella profonda differenza fra uno e l'altro, ma anche se ci fosse, è difficile che uno, voglio dire, esalti le qualità del sale. Quindi il sale si scioglie all'interno delle preparazioni, le esalta, gli dà il giusto valore, ma non se ne prende il merito.
è così il Vaishnava. Quindi è una persona che riesce ad arrivare in ogni tipo di situazione e in questa situazione riesce a trasformarla, a renderla migliore, rimanendo anonimo, possibilmente. Questa è una qualità del Vaishnava. E poi dentro il Vaishnava è come te. E io cosa ho fatto? Tu hai fatto quello che fa un Vaishnava. È arrivato in un posto e ha servito Krishna, ha servito il Vaishnava, senza domandarsi cosa avrebbe potuto lui avere di tornaconto. Dice, tu addirittura sei stato mesi e mesi e mesi e sei semplicemente continuato a servire senza essere impaziente, senza volere a tutti i costi andare a pressare quest'altro maestro per poter avere la risposta. E questa è l'attitudine, l'attitudine nel servizio senza avere nulla di ritorno. E lui insomma ci apprezzò, una volta che gli fu spiegato questa cosa qua, comprese quali sono le qualità del Vaishnava e comprese anche quanto ci deve lavorare insomma, per poter diventare Vaishnava. Allora, detto questo, uno quando si avvicina, grazie alla misericordia di Prabhupada, come dicevo, quando si avvicina al sentiero della Bhakti, il sentiero della realizzazione spirituale, al Vaishnavismo, ha delle caratteristiche, delle qualità che deve andare a sviluppare. Ma detto questo, poi ognuno mantiene una sua propria individualità. E questa individualità fa sì che uno agisca in maniere che possono essere completamente diverse fra di loro. Allora, come facciamo noi a lavorare insieme? Se noi riusciamo questo tipo di attitudine, come possiamo mettere insieme caratteristiche completamente diverse dalle persone? Sì, l'ideale è che tutti si possano ritrovare accomunati con lo stesso desiderio e con le stesse caratteristiche. Però a volte è difficile accettarlo, perché la tendenza, prima Kumara parlava di tradizioni religiose, sapete qual è la più grossa sfida che c'è quando noi andiamo a fare, quando si va a fare un dialogo interreligioso? È proprio quella che deriva dal fatto che ognuno pensa di essere depositario della verità e ognuno pensa che la sua via per poter raggiungere la realizzazione spirituale, paradiso, chiamatelo come volete, la dimensione spirituale, sia quella giusta. Lo pensano spesso alcuni devoti, lo pensano molti cristiani, lo pensano molti islamici, lo pensano un sacco di persone. Ognuno pensa che la sua sia quella giusta. Mentre in realtà i modi di manifestarsi della Bhakti sono molteplici. E questo uno deve stare e iniziare a pensarci. Allora dice, non è che essere un devoto, essere un Vaishnava è uno stereotipo, devi essere fatto in quel modo lì. Tu stai seguendo un percorso. Se un altro ne sta seguendo un altro. Il problema è che se uno pensa che il percorso sia il fine, lì diventa un problema. Infatti Prabhupada dice, non sono le religioni o i percorsi di yoga che vi portano alla realizzazione spirituale. Questi sono degli affluenti, lo dice nel libro di Krishna questo, sono degli affluenti che portano al fiume della conoscenza spirituale, il quale fiume è quello che sfocia nell'oceano della trascendenza. Quindi già lì cominciamo a dire, ma allora se abbiamo problemi a volte fra di noi, di comunicatività fra di noi, che dire quando ci avviciniamo a persone che stanno seguendo degli altri percorsi? Cioè chi sono? I devoti sono quelli che stanno con noi, che stanno facendo le nostre stesse cose, che stanno facendo lo stesso percorso, e gli altri non sono devoti? Chi sono? Oppure iniziamo a considerare che ci possono essere dei devoti più avanzati, dei devoti meno avanzati, persone che sono più avanti nel percorso della Bhakti per persone che sono un pochettino più indietro. E poi di nuovo, come noi viviamo la nostra, il nostro modo di essere coscienti di Cristo, come noi possiamo metterlo al servizio? E di nuovo qui ci vengono, ci sono un sacco di storie che arrivano dalla tradizione per farci comprendere come a volte noi cerchiamo di interpretare erroneamente i ruoli di altri. E qui ci sono tante storielle. Ad esempio ce n'è una che parla di questo naga, di questo serpente che stava, era un po' il guardiano, questo cobra, era un po' il guardiano di un tempietto di Shiva che era vicino ad un villaggio. E quando la gente si avvicinava, lui insomma veniva fuori e intimoriva le persone. E, però questo suo modo, questo suo intimorire le persone, voglio dire, riusciva a mantenere un certo tipo di ordine, nel senso che la gente evitava di andare in questo posto semplicemente per prenderlo come un posto per passare qualche ora o di villeggiatura, per prenderlo in modo superficiale. Poi c'era un'altra cosa che succedeva, che lui, dando da mangiare a se stesso e ai membri della sua famiglia, cacciava i topi.
E poi un giorno successe che lui vedeva tutte queste persone intimorite, che arrivò a un viandante, un sadhu, e lui semplicemente quando vide questo tempietto si mise in adorazione alla divinità, alla Shivalinga di questo posto, e questo cobra arrivò davanti, manifestò la sua possenza, e lui semplicemente non lo degnò più di tanto di uno sguardo. E quando lo vide così aggressivo gli disse: guarda, non è un problema, io voglio dire, sto semplicemente facendo la mia adorazione, tu fai quello che devi fare. E poi se ne andò. E questo cobra rimase sconvolto, dice: ma come? Ma tutti hanno paura e questo non c'ha paura di me. Ma com'è possibile? Allora lui, queste sono fiabe, no? Voglio dire, dove gli animali poi parlano, sono storie dell'antica India, e lui si avvicinò e andò dietro a questo sadhu, andò a vedere cosa stava facendo, e vide che lui viveva in modo completamente distaccato dal mondo. Tutto quello che gli succedeva intorno per lui non era importante, era completamente ininfluente. E vide questa tranquillità profonda all'interno di questo sadhu e cominciò a rimanerne affascinato. E quando disse: ma allora, ma se lui è così, anch'io voglio essere come lui. E quindi tornò indietro e cominciò a dire: ma io tutto quello che sto facendo che senso ha? Lasciamo stare, dice, non ha importanza, io voglio essere pacifico, voglio essere tranquillo, voglio mettermi in meditazione come lui, voglio cantare i mantra e le cose vadano come vadano. E a un certo punto che succedeva? La gente che si avvicinava a questo tempietto incominciò a vedere che questo serpente non era più così aggressivo. E eccola, quando facevano quella aggressione arrivavano sempre i bulli di turno, no? I ragazzotti un po' troppo, diciamo, agitati, e incominciarono a dire: ma guarda, questo pericoloso serpente non fa più paura a nessuno. E quindi incominciarono prima a tirargli qualche pietra da distante, poi incominciarono ad avere questo atteggiamento sempre più spavaldo nei suoi confronti. Ma lui era entrato nel mood, nel sentimento della persona completamente rinunciata, e quindi lui non mi interessa, si prendeva queste bastonate, si prendeva queste pietrate. Ma poi c'è un altro problema, che la moglie comincia a dirgli: senti un po', ma caro marito, ma tu dovevi andare a procurare il cibo, non ci devi portare i topi da mangiare, come facciamo noi a sopravvivere? Dice: non ti preoccupate, dice, tutto si risolverà, dice, l'importante è pensare alla trascendenza. Insomma, non solo succedeva che la famiglia stessa aveva delle grosse difficoltà per poter sopravvivere, ma addirittura i topi che venivano uccisi da lui e mangiati, questi incominciarono anche loro a non avere più paura del serpente e incominciarono a proliferare, e quindi questi incominciarono a crescere di numero, e non solo venne fuori questo tipo di problema, perché voi sapete che il serpente lui metteva ordine in tutta questa società anche dei topi, quindi le persone che erano più aggressive, più spavaldi nei suoi confronti, poi bulli anche tra i topi, lo cercavano, lo sfidavano e lui li uccideva, li mangiava. Ma questo portava anche un certo tipo di ordine sociale nella società dei topi. Quindi quando non ci fu più lui che fece questa sorta di controllo, si iniziarono a proliferare, quindi iniziarono delle lotte anche interne, dove i più prepotenti volevano prendere la supremazia degli altri. E così si generò tutta una serie di cose, fin tanto che un giorno i ragazzi del villaggio, che erano presi particolarmente forza, avvicinarono questo serpente e lo presero, e non solo incominciarono a tirargli le pietre, ma iniziarono a malmenarlo, e praticamente lo malmenarono talmente che lo lasciarono praticamente in fin di vita. E lui era praticamente moribondo. E non solo, quando lui era lì, che veramente non ce la faceva quasi a rimanere in vita, arrivarono pure la moglie e i serpentini e gli dissero: no, noi stiamo completamente morendo di fame per causa tua. E non solo arrivare qua, arrivò pure una delegazione di topi. E gli disse: ma lo sai che tu, da quando hai smesso di fare qua, sta succedendo un caos. Vedi, noi tutti abbiamo paura, perché sono questi prepotenti tra i topi che stanno facendo scorribande, stanno mettendo un sacco di confusione all'interno della società. E questi tutti lo guardarono, e lui continua a dire: sì, ma voi non dovete preoccuparvi, perché ogni cosa deve rimanere a livello della trascendenza, quindi voi non vi preoccupate, meditate, state tranquilli. Questi sono agitati, e però capito che ci ritornò anche il sadhu. Il sadhu vide questa situazione qua e rimase sconvolto, e lui dice: guarda, l'unica persona che volevo vedere sei tu, dice, perché così, dice, io sto facendo quello che fai tu, dice, voglio essere come te. E il sadhu lo guardò e disse: ma che stai facendo? Non è questo il tuo ruolo. Il tuo ruolo era quello di essere un guardiano.
tu dovevi, vedi che funzioni che avevi, hanno ragione tutte queste persone. Da quando sei andato via tu, questo tempio viene addirittura profanato, la gente viene qua sopra, i ragazzi saltano sopra, giocano, hanno scritto sulle pietre, hanno fatto un sacco di cose, mentre prima, quando si avvicinavano con profondo rispetto, grazie a te. I tuoi figli li stai facendo morire di fame, perché tu sei quello che deve placcusare il cibo. E la stessa questa comunità di topi che sta addirittura infestando il villaggio degli umani, tutta questa confusione deriva dalla tua attitudine sbagliata. Tu stai interpretando il ruolo di un altro, non puoi semplicemente imitarmi perché così vuoi essere. E quindi lui incominciò a ragionarci diversamente, incominciò a pensare di essere fuori luogo, quindi ritornò nella sua posizione e improvvisamente le cose tornarono come prima. Ognuno serviva, ognuno aveva un'attitudine, ma lo faceva in un modo appropriato, in accordo alla sua natura. E c'è un'altra storia, poi basta, non ve la racconto più, un'altra storia che parla di un falco, no? Che di nuovo ci aiuta a comprendere come, voglio dire, bisogna stare attenti a non stravolgere la propria natura per imitare quella di un altro. Questo falco si chiamava Ajaya, no? Ed era un falco che viveva, insomma, in un villaggio come tanti. Chi è stato in riva al mare in India probabilmente ha visto che la sera, specialmente su tutti questi falchi che volteggiano, che girano, che fanno le loro evoluzioni, è affascinante. Io mi ci perdo, intanto sono stare delle ore a guardare questi disegni. E lui era così, un ragazzo molto, molto dinamico, molto bravo, riusciva veramente. E tutti quelli dei falchi che venivano nella sua comunità continuavano a dire: ma tu, cioè, devi fare di più, tu devi andare da altre parti dove, voglio dire, queste tue caratteristiche possano essere sviluppate, quindi devi diventare ancora migliore di quello che sei. Alla fine lo convinsero e lo mandarono verso l'Himalaya, dove c'era una scuola di formazione di falchi, no? E lui, quando arrivò lì, venne subito immediatamente accolto, gli fecero un piccolo provino e videro che effettivamente questo aveva delle capacità molto spiccate. Quindi questo responsabile della formazione lo inserì e incominciò a fargli fare tutto questo percorso. E all'interno di questo percorso lui incominciò a confrontarsi con gli altri, ma lui era molto bravo, e questo immediatamente incominciò a scatenare l'invidia di altri. Quindi c'erano altre persone che stavano intorno a lui, che vedevano che lui bruciava le tappe, come si dice, e quindi tendeva ad emergere. E quindi lui, nel giro di pochissimo tempo, arrivò ad essere candidato come uno dei partecipanti alla prossima esibizione che questa scuola di falchi avrebbe fatto. Una cosa che gli altri ci avevano messo un sacco di tempo, lui ci arrivò velocemente. E l'invidia arrivò. Tant'è vero che qualcuno invece che era lì da tempo, che aveva sicuramente era molto capace, fece delle cose scorrette. Mentre loro stavano preparandosi per le ultime evoluzioni, questo gli arrivò addosso e praticamente lo ferì all'ala. E quindi questo falco cadde praticamente malamente al suolo e lui non riusciva a capire. Ma poi questo falco e qualcun altro che gli stava intorno gli si avvicinò e gli ha detto: dice, qua quelli che vogliono essere le prime donne, ha detto, dice, noi li trattiamo così. Perché questo si era reso conto che questo era più bravo di lui. E questo mandò in completa confusione questo falco, perché poi il responsabile della scuola chiamò lui, chiamò l'altro, li sgridò, eccetera, eccetera, ma questo lo gettò completamente nello sconforto. E lui cominciò a dire, un po' come Arjuna, ma perché devo combattere? Perché poi successero altri episodi, ve la faccio un po' breve, successero altri episodi in cui praticamente delle persone cercarono di toglierlo da quella posizione. Tutto generalmente era principalmente basato sull'invidia che avevano. E lui a un certo punto, colto completamente dallo sconforto, decise: ok, basta, io non voglio più avere a che fare con queste cose, voglio andarmene da un'altra parte. E quindi sentì parlare di una sorta di monastero degli uccelli, e lui dice: ok, vado lì. E quindi volò verso questa direzione, fin tanto che arrivò a un certo punto dove c'era questo monastero. All'ingresso di questo monastero c'era questo Barba Gianni, che era un po' il guardiano, e gli disse: cosa sei venuto a fare qua? E disse: io vengo dalla scuola, però basta, non ne voglio più sapere tutto questo mondo, voglio dice, ma guarda che questo qua è un monastero,
qua non facciamo quello che stavi facendo prima, qua ci sono delle regole ben precise, bisogna alzarsi la mattina in un certo modo, bisogna fare questo, bisogna fare un certo tipo di vita. E dice, tu non mi sembri proprio adatto, uno dice, no, guarda, io voglio fare quello. E così lui iniziò a fare questo tipo di vita, tutta molto regolata, molto, molto, voglio dire, noiosa per certi aspetti, perché era tutto basato su che cosa? Sullo studio, sull'approfondimento, sulla meditazione, sulle pratiche, eccetera, eccetera. Lui cominciò a farlo e cercava di sforzarsi al massimo, però vedeva che dentro di sé c'era qualcosa che non stava funzionando. Non riusciva a trovarlo, quindi andò dagli anziani, manifestò tutte queste sue difficoltà e tutti gli continuavano a dire sì, ma questo è l'inizio del tuo percorso, devi tenere duro perché questo capita tutto, vai avanti. Insomma lui continuò, a un certo punto si rese conto che questo non poteva farlo. Allora con molta onestà andò davanti agli anziani di questo monastero, disse guardate io devo andare via, e loro non la presero molto bene, lo guardarono e disse guarda, questo è una sorta di fallimento all'interno della tua vita, perché tu avevi trovato finalmente la dimensione giusta dove ti dovevi impegnare, ma dice non ce la stai facendo, quindi è un problema grosso, adesso tu ti vai a rinfilare in questo mondo che non ti appartiene, non c'entra nulla per te. E lui, colto da tutti questi pensieri, disse ma questa non è la mia dimensione, io voglio semplicemente, voglio fare il falco, voglio volare, no? E allora lui, mentre stava volando, è arrivato a un certo punto e doveva prendere una strada, doveva andare o tornare verso casa o tornare alla scuola di formazione che aveva lasciato per i problemi che sono successi. E mentre era lì che ci stava pensando, il suo pensiero incominciò a danzare nell'aria, a danzare nel cielo, no? Incominciava a fare queste evoluzioni, queste picchiate, queste cose così. E c'era un bambino sotto di lui che lo guardava completamente esterrefatto e guardava questa meraviglia di questo falco che stava facendo delle evoluzioni incredibili. E lui danzava, e a un certo punto vide questo bambino, e vide che questo bambino era completamente rapito da questa cosa qua, e gli si avvicinò, gli andò vicino, e parlarono col cuore, e questo bambino gli dice, tu con quello che stai facendo mi stai dando una gioia indescrivibile. Le tue evoluzioni, il tuo modo di essere mi stanno dando nutrimento alla mia vita. Ti prego, continua a essere così. Lui quindi comprese che la sua natura era quella. Avrebbe trovato delle difficoltà all'interno di questo suo percorso, ma quello era la sua vita, quella di fare evoluzioni, far divertire, dare delle emozioni agli altri. E quindi alla fine decise di tornare a fare questo tipo di vita. Quindi tutta quella parentesi che lui aveva vissuto come una sorta di fuga dalla realtà, comprese che in realtà non era quello che lui doveva fare. Ah, perché vi ho raccontato queste due storie? Perché queste tre storie? Perché uno deve comprendere cosa significa essere devoto, poi deve guardare e comprendere anche qual è la sua natura e come si può servire Krishna attraverso la propria natura. E qui viene un po' sul tema di oggi, ma no, penso che abbiamo tempo, anche perché vorrei che ci fossero domande, no? Perché semmai per poter parlare anche di esperienze personali o d'altro. Perché è importante tutto questo? Perché il devoto di Krishna, il devoto di Dio, non è un qualcosa di stereotipato, devi essere così. Uno deve con sincerità avvicinarsi, ci sono stati dati dei metodi, prova ce l'ha dati. Ci hanno detto guarda che insomma ci sono delle cose a cui ti devi sottoporre, il sadhana, no? La sadhana, queste pratiche che uno deve dare delle regole nella tua vita, ma poi voglio dire devi capire chi tu sei, esplorare la tua persona, cercare di capire chi sei come persona, questa anima spirituale, ma anche la personalità, questo corpo fisico e psichico che ti è stato dato, esplorarlo per comprendere al meglio come poterlo mettere a servizio di Krishna. Perché non c'è un modello unico di persona, non c'è il sadhu di quello che vive viaggiando da un albero all'altro senza curarsi se domani mangerà o se avrà freddo o se avrà caldo. C'è qualcuno che è così, e sono delle persone che sono in tutt'altra maniera. Quindi il
devoto di Krishna non è qualcuno che è così facilmente, vuol dire, catalogabile. Non sono fatti tutti nello stesso modo, possono essere fatti in modi completamente diversi, possono vivere insieme, a volte non è così facile. Tant'è vero che anche Prabhupada, questa la faccio, la prendo un po' più larga, semplicemente di chi sta in questa stanza o delle persone che hanno deciso di seguire un percorso che, ripeto, anche tra di noi a volte ci sono delle difficoltà per questi modi di pensare, ma pensate di allargarlo. Quando viene fatto questo esempio, che voglio dire, una persona che riconosce Dio, riesce a riconoscerlo indipendentemente da come si presenta, questo è un devoto. Uno che riesce sinceramente a comprendere, voglio dire, anche negli altri, il percorso che loro stanno facendo. E se è possibile cerca di aiutarli, senza pretendere che le persone vengano omologate in un certo modo. Quindi è proprio una visione che uno deve sviluppare, che è inclusiva ed è misericordiosa verso gli altri. Ora, facendo così, si riesce a convivere. E ognuno riesce a dare il meglio di se stesso, dalla posizione in cui è, per poter crescere e stare insieme agli altri. Se questo non avviene e si pretende che qualcuno, ognuno, diventi come io voglio che diventi, questo è la radice delle più grandi difficoltà. Perché succede spesso così. E pensateci, a volte anche quando noi interagiamo tra devoti, qui la restringo un pochettino il campo, spesso noi abbiamo la convinzione che la coscienza di Krishna si debba praticare in un modo specifico, che è quello che insomma stiamo seguendo noi. Ma anche lì diventa difficoltoso, perché come dicevo all'inizio, come facciamo a mettere insieme uno che nasce e cresce in un certo tipo di cultura e poi, voglio dire, con qualcun altro che arriva da tutte altre parti? Difficilissimo. E poi ancora lì, siamo sicuri che le culture che noi prendiamo come riferimento siano esattamente siano continuate esattamente senza alterazioni durante il corso del tempo? Faccio una domanda provocatoria. Sapete cos'è l'alava? Alava, dolce, no? Piace a tutti, fantastico. Se vi dico che non è un dolce indiano, è un dolce arabo che è piaciuto in India, è stato adottato, ma non è che trovate, quando sentite Krishna non sentite parlare di alava. Non è che Krishna mangiava laddu, mangiava berfi, mangiava altre cose, mangiava l'alava. E chi è stato in qualche paese medio orientale, l'alava la mangia tranquillamente, la vendono anche confezionata, adesso la vendono anche nei supermercati, l'alava, che non arriva dall'India. L'alava che comprate al supermercato, in qualche negozio specializzato, non arriva dall'India, ma vi arriva dall'Egitto, vi arriva da altre parti. Però, che significa? Questo è uno dei dolci che è più utilizzato, ad esempio, nel mondo dei devoti, no? Lo fanno tutti. Qual è il problema? È un qualcosa che si è aggiunto. Però quando noi vogliamo stereotipare le culture, dire quello è così, diventa un grosso problema. Oppure o ci chiudiamo in noi stessi, ma è un altro problema ancora, perché pensate, se voi volete mangiare la cucina originale indiana, non dovete andare in giro per l'India, dovete andare in certi posti specifici. Date l'esempio a Jagannath Puri. Chi c'è stato, voglio dire, mangia questo che viene offerto nel tempio, queste 50 e più offerte che vengono fatte durante la giornata, dove non trovate peperoni, non trovate pomodori, non trovate peperoncino, non trovate tutta una serie di cose, perché queste non facevano parte della cultura indiana. Sono tutte cose che sono state portate dagli arabi. Quando sono arrivati Cristoforo Colombo, o chi per lui, insomma, l'hanno portato in Europa, poi gli arabi l'hanno presa, l'hanno espansa per il mondo, l'hanno portata anche in India. Allora andate lì, vi dicono che voi no, quelle cose lì non le trovate perché non fanno parte dei prodotti del territorio. Quindi loro sono legate alla tradizione di centinaia e centinaia di anni fa. Quindi vi mangiate solo quello che in India trovavate anche 500, 600 o anni addietro. Quindi che facciamo? E Prabhupada è ancora più sconvolgente da questo punto di vista. C'è un verso famoso del Bhagavata, un quarto canto, ottavo capitolo, mi sembra 54esimo verso, in cui lui dice chiaramente, parla in questi versi qua sia dell'adorazione delle divinità e parla anche del cibo.
Allora lui dice che non è detto che l'adorazione, anzi, lui esorta a non fare un mischione, mettere tutto insieme, dice l'adorazione che semmai va bene per l'India, non è detto che vada bene da un'altra parte del mondo. Quindi bisogna trovare una soluzione, perché di nuovo è l'essenza che deve arrivare, non tanto la regola o l'impostazione da fuori, perché di nuovo, voglio dire, l'India è fatta in un modo, l'Occidente è fatto in un altro. Prabhupada, quando è andato in Inghilterra a Londra, ha dato, che c'è stato a Soho Street, questo tempio dove è originale, ha dato uno standard di adorazione per le divinità che era specifico per quel posto, che era completamente diverso da quello che viene fatto da altre parti. Prabhupada stesso dice usate frutta e verdura che di stagione che recuperate sul luogo dove siete, non cercate di mischiare le cose. Quindi anche lui mette un po' chiarezza in tutto questo. E cosa fa? Alla fine ti devi spogliare di tutta una serie di situazioni, di credenze, di superstizioni, eccetera, e devi andare all'essenza per forza. Allora l'essenza cos'è? Amare Krishna, voglio dire, dare la coscienza di Krishna agli altri, servire Krishna, trovare il metodo adatto e cercare di risvegliarlo all'interno di ogni persona. E quando noi riusciamo a fare questo, riusciamo anche ad avere un atteggiamento nei confronti degli altri che è di grande apertura. Di nuovo, quali sono i modi di relazionarsi con le persone? Tra devoti, non lo dice Prabhupada, Prabhupada ripete quello che dicevano i Goswami. Dice, cosa bisogna fare? Dei devoti che sono più avanti nel percorso spirituale rispetto a noi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riconoscerli come dei maestri. Quindi andare da loro. Come andare da loro? L'atteggiamento deve essere scritto nella Bhagavad Gita, da Krishna stesso. Quando incontri un maestro non è questo l'argomento di oggi, ma non è semplicemente quello che ti dà un nome spirituale. Sono molti tipi di maestri a cui dobbiamo fare riferimento. E Tadvidhi Paripatana, Paripasana Sevaya, avvicinalo con umiltà, con spirito di servizio, questo è il modo. Lui ti rivelerà la verità perché lui la conosce. Quindi avvicini le persone che sono più avanti di te con questo sentimento di voler imparare da loro. Non è una sudditanza psicologica, arrivo lì strisciato per terra. No, io ti avvicino con molta onestà, francamente. Ci conosciamo uno con l'altro e ti faccio le domande perché tu veramente riconosco che sei più avanzato di me. E che faccio con quelli che sono come me? Che stanno anche loro seguendo il percorso a questo livello. Rupa Goswami dice, con queste persone cosa devi fare? Dai prasada, ricevi prasada, fai regali anche, apri la tua mente a loro, ricevi delle confidenze e scambiati dei regali. Quindi legati in amicizia sostanzialmente con queste persone. Perché poi se uno non si lega in amicizia con dei devoti, con qualcuno ti devi legare. E andrei a cercarli poi da un'altra parte, persone che non sono neanche in grado di darti una risposta. E con quelli invece che sono indietro rispetto a noi che facciamo? E diventiamo noi maestro, eh? Attenzione, perché poi noi diventiamo un punto di riferimento. È chiaro che nessuno si deve mettere nella posizione o salire sul piedistallo per poter essere colui che dispensa la conoscenza assoluta agli altri. Perché il devoto, ricordatevi, la storia che vi ho raccontato, è umile. Quindi non cerca lui di mettersi sotto i riflettori, lui cerca semplicemente di aiutare gli altri. Quindi sicuramente ognuno di noi ha delle persone che sono indietro rispetto alla sua posizione nel percorso della Vata, e quindi con molta dolcezza e misericordia deve dare la coscienza di Krishna agli altri. E questo si parla di persone quando sono incamminate sul sentiero, e quando invece ci relazioniamo con gli altri, che succede? Con le persone in generale. A volte voglio dire, no? Allora, di nuovo, Rupa Goswami, le scritture dicono quante relazioni con gli altri, se le persone sono innocenti, indipendentemente da quello che stanno facendo, le persone sono innocenti, tu devi essere questo atteggiamento molto tollerante e misericordioso nei loro confronti. Non deve essere quello di discriminatorio. Se io vi dicessi che ci sono, perché è così, ci sono diversi devoti anche in Italia, che prima di diventare devoti facevano un macellaio. Forse qualcuno ci rimane stupito, è vero. Addirittura c'è un devoto, senza fare nomi, lui veniva da una famiglia di macellai, e immaginate, il figlio che diventa devoto di Krishna avrà creato qualche problema nell'assetto familiare, no? Anche solo il padre che lo vedeva come il futuro, quello che continuava la sua azienda.
Ma la cosa curiosa è che a un certo punto lui si è sposato con una ragazza, e sono felicemente sposati. La sorella di lei, a un certo punto, è cominciata a diventare attratta alla coscienza di Cristo, è diventata devota pure lei, e anche il marito. E sapete che faceva il marito di mestiere? Macellaio. Adesso lui, la moglie è già iniziata, adesso lui non mi ricordo se ha preso l'iniziazione anche lui o quasi. Ovviamente ha cambiato la sua attività, adesso invece di vendere carne vende frutta e verdura, quindi ha trasformato completamente la cosa. Però pensate, se qualcuno si fosse avvicinato a loro con un atteggiamento duro, ma io con te non ci parlo perché fai una cosa immonda che non è così distante dal percorso della Bhakti, non voglio neanche sapere che fare con te. Qualche devoto invece è andato lì, non ha giudicato questa persona, ha cercato di stargli vicino, ha visto che c'era la possibilità che lui potesse, voglio dire, avesse questo desiderio, ha coltivato il suo desiderio e l'ha aiutato a uscire da quel tipo di situazione. Quindi anche le attività che potevano essere totalmente contrarie, ad un certo punto sono diventate secondarie e la persona si è trasformata nel cuore. Quindi quando le persone sono innocenti, il devoto ha questo dovere anche di essere misericordioso e di cercare di aiutarli, perché sennò ci chiuderemo tutti nel nostro mondo. Una volta che uno diventa devoto, vai a vivere in una sorta di bolla, vai in un'isola deserta dove nessuno ti può, non succede nulla. Ma qui non lo so, io non so quante persone da un punto di vista tecnico, mi ci metto io per primo, erano qualificate per intraprendere il percorso della Bhakti. Molto probabilmente la maggior parte venivano da un certo tipo di educazione, un certo stile di vita, eccetera, 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 che non era esattamente quello che si aspettava dai devoti. Proprio quando è arrivato in Occidente, Prabhupada, cioè lui era questo maestro che a un certo punto viveva a Vrindavana ed era contornato da persone che volevano seguire la via della Bhakti. Quando è arrivato in Occidente, ha cominciato a frequentare, però una cosa interessante, senza esserne condizionato, persone che non è che avessero degli stili di vita proprio in linea col percorso della Bhakti. Se qualcuno ha letto la Lilamrita, cioè ha dovuto a un certo punto, questi completamente fatti da qualsiasi tipo di sostanze allucinogene, addirittura cioè cercavano di fargli del male quando erano presi, cioè aveva a che fare con delle persone del genere, non è che erano proprio, sai, gli stinchi di santi che sono nati in una famiglia Vaishnava, hanno seguito tutto un percorso di formazione, eccetera, eccetera, vedevano Krishna nella loro vita. Questi vedevano, voglio dire, quando provavano, vedevano l'LSD come voglio dire, la soluzione di tutte le problematiche. Nonostante questo, il devoto è stato lì e ha trasformato la vita di queste persone. Ma una cosa interessante è che le scritture dicono che quando noi incontriamo della gente che non è interessata alla vita spirituale, che dobbiamo fare? Qualcuno sa cosa dice le scritture? Che non dobbiamo associarsi con queste persone. Cioè dobbiamo... Ma quei macellai, scusate, forse non erano così interessati alla vita spirituale o altri, voglio dire. Poi sono diventati devoti. Allora, come noi possiamo fare a relazionare con le persone? Le scritture ci dicono che non dobbiamo associarsi e allo stesso tempo noi, appena usciamo fuori dalla porta, voglio dire, molto probabilmente troviamo persone che vivono in un altro modo. E questo lo spiega molto bene Bhaktivinoda Thakur quando dice che l'associazione riguarda l'associazione intima. Allora, noi abbiamo dei doveri sociali, sicuramente. Pochi sono quelli che si possono permettere di vivere senza lavorare, hanno quelli che semmai vanno a fargli la spesa, fanno tutto e loro possono semplicemente vivere in un loro mondo. Sono pochi, qualcuno c'è nel mondo, forse anche più di uno, ma non sono così tanti. La maggior parte delle persone devono interagire con gli altri. E Bhaktivinoda Thakur dice, riprende un discorso, dice, il devoto non è mai causa di turbamento per nessuno. Quindi anche per la persona che non sta seguendo la vita spirituale, lui non è causa di turbamento. Ovviamente lui dovrà avere delle buone relazioni sociali con questa persona, che non devono andare nell'intimità. Non devo andare a raccontare a questo chi sono io, quali sono la vita spirituale, perché poi vengono fuori anche delle altre offese, ad esempio nel campo di questa sua pratica, in queste sue ricerche. La prima cosa che fanno le persone è di irrigidirsi su questo punto e dire, ma che vuoi da me? Cioè tu hai il tuo Dio, io il mio Dio, tu fai le tue cose, io faccio quell'altro, perché tu stai arrivando lì con questo atteggiamento, anche se non è quello che il devoto vuole a volte, che è quello di convertire le persone
Invece la conversione non è esattamente quello che noi stiamo cercando, voglio dire, non è che noi abbiamo questa missione dell'andare a convertire le persone, a farli diventare tutti in un certo modo, perché non è così, perché Chaitanya Mahaprabhu non faceva così, diffondeva il canto dei santi nomi, i signori Nityananda andavano a diffondere il canto dei santi nomi, proprio non ha detto che devono diventare tutti indiani, voglio dire, quindi è un atteggiamento, bisogna farlo con attenzione e con gradualità, tenendo presente che spesso e volentieri le persone non hanno neanche una conoscenza così profonda con quello che noi stiamo facendo. Vi porto un esempio molto pratico. Io sto facendo un lavoro con un'organizzazione internazionale di dialogo interreligioso a Seoul, in Corea, non ci sono mai andato, ma stiamo facendo dei lavori via Skype, no? Stiamo tenendo delle conferenze con dei ragazzi, con delle università. Io qua ho fatto delle conferenze congiunte con un sacerdote ortodosso, no? E italiano, peraltro. Allora loro ci hanno dato dei temi che noi abbiamo sviluppato, eccetera. Poi, la volta scorsa, dopo che abbiamo fatto il nostro intervento, quando il collegamento è stato staccato, io gli ho detto a lui, ma senti, ma parliamo un quarto d'ora io e te? Cioè così, giusto? Insomma, ci troviamo, parliamo in inglese, parliamo di questo e quell'altro, poi io e te non ci siamo neanche scambiati due parole ancora un po', no? E sì, siamo stati un pochettino a parlare. Lui praticamente, quello che l'aveva sconvolto in maniera positiva è scoprire che il nostro obiettivo della vita era amare Dio e amare, voglio dire, di conseguenza, cioè amare Dio fondamentalmente, la Bhakti, no? Amare Dio e diffondere la Bhakti nel mondo. Lui non lo considerava un qualcosa che gli Hare Krishna potevano fare. Chissà cosa pensava di noi, no? Era tutto nel suo mondo e gli diceva, ma guarda che veramente questa è l'essenza di tutto. Detto, noi a volte trattiamo tematiche, etiche, facciamo questo, facciamo quell'altro, dice però in sostanza noi stiamo cercando di sviluppare la Bhakti, cioè questo amore per Dio è fondamentale. E lui è rimasto completamente sorpreso da questo. Quindi tante volte noi abbiamo delle persone di fronte che non conoscono neanche chi siamo noi. E un altro problema che non state, non sbattergli in faccia le cose, che bisogna vedere quanto le persone sono in grado di recepire quello che noi stiamo dicendo. Questo è un esempio che io porto spesso. Fate conto di avere una fiammella molto piccola, no? Di qualcuno, una candelina, e voi volete alimentare questa candela e avete un bidone di benzina, okay, altamente infiammabile. Se voi prendete un secchio di benzina e lo rovesciate direttamente su questa fiammella, il risultato sarà che la spegnerete. Dovete versargliela gradualmente, così lei possa prendere corpo e poi continuare a crescere. Dobbiamo stare molto attenti quando andiamo a buttare in faccia alla gente qualcosa di così profondo. Perché ci troviamo di fronte a delle persone che stanno facendo altri percorsi. E Gesù, che era, almeno noi lo vediamo come un Vaishnava, come un Bhakta, come uno Shaktyavesha Avatar, abbiamo una visione leggermente diversa, ma neanche troppo da come può avere la tradizione cristiana. E lui è andato da gente che era veramente distante anni luce e gli ha detto, dice, vi dico delle cose, altre non ve le dico perché non sarete in grado di comprenderle. E così noi possiamo fare la stessa cosa, arrivare il devoto che possa in qualche modo entrare nel dialogo, nel dibattito. Guardate, non è facile, quando noi soprattutto andiamo a non solo a partecipare a dialoghi interreligiosi, ma addirittura a scambi interculturali, quando andiamo a parlare con le istituzioni, allora il primo approccio che loro hanno è considerare il rispetto per le varie tradizioni religiose. Perché è politicamente corretto, perché le minoranze religiose bisogna rispettarle, eccetera, eccetera, eccetera. Perché c'è bisogno di tutto questo? Uno potrebbe dire, ma viviamo in Italia, no? Cioè, la maggior parte delle persone sono cattoliche, no, perlomeno insomma, fanno riferimento a questo, tutte le altre minoranze religiose insieme sono dei numeri abbastanza ridicoli rispetto a quello che possono essere loro, che dire quando parliamo di persone che praticano l'induismo o i devoti di Krishna. Quindi loro però quando vi chiamano sotto da questo aspetto. Cioè, ho bisogno del rappresentante dell'induismo, chiamo quello lì, il devoto di Krishna, sì che sanno loro. Allora, partiamo da questo tipo di presupposto, in cui cosa bisogna fare? Far vedere che sono tutti bravi, perché questo interessa alle istituzioni, far vedere che sono bravi, che non creano dei problemi, no? E tutti cercano ovviamente, potete immaginare, di far diventare bravi o che parlino bene in modo gentile e amorevole anche tutto l'Islam, dove con tutte le problematiche che sono dietro. Io ho sempre rifiutato
quando posso questo tipo di voglio dire di contatto, lo faccio, lo pratico, spesso si può dialogare solo su questo piano qua, ma non è quello il punto. Noi abbiamo qualcosa di utile da dare, che è diverso. Però io non posso arrivare lì e darvi la soluzione, perché le persone hanno bisogno prima di conoscerti, prima di apprezzarti, su altri piani. Io sono stato invitato adesso ad aprire in questa zona, oltretutto a partecipare ad una conferenza, ad un convegno, in cui si parlerà di attività umanitarie, di filantropia. Perché queste persone hanno bisogno di mettere insieme le religioni, far vedere che le religioni sono qualcuno che fanno qualcosa di socialmente utile. Allora uno può dire, sì, ok, questo va bene, ma c'è qualcosa di decisamente più profondo. No, in quel contesto lì non puoi fare altro, devi parlare la lingua che loro sono in grado di comprendere. Una volta che si è stabilito un contatto, le cose vanno avanti, si capisce che c'è una sorta di relazione, allora a quel punto puoi far passare anche dei messaggi un pochettino più profondi, ma non per affermare che tu sei migliore degli altri, ma questo per favorire una coesione, una trasformazione. Anche Prabhupada, quando è venuto in Italia nel 74, tra gli obiettivi che lui aveva dichiarati era quello di incontrare il Papa, che non fu possibile incontrare perché il Papa stava male in quel periodo, ma lui voleva chiedergli di collaborare insieme. Non gli voleva andare ad affermare che la coscienza di Krishna aveva delle conoscenze più profonde del cristianesimo. Questo, se proprio deve venire, sarebbe venuto dopo. Lui voleva dire, la collaboriamo insieme, perché il problema non ce l'abbiamo io con te, il problema noi ce l'abbiamo con l'indifferenza del mondo, con questo ateismo dilagante. Quindi uniamo le forze, poi le altre differenze le discutiamo in un'altra sede. Però ecco, per poter entrare e dialogare con le persone bisogna entrare in collegamento prima. Se non entri in collegamento, e questo devi farlo con i modi che sono possibili, e senza cercare di dare troppo o di voler dimostrare che tu comunque hai la risposta per tutto, perché gli altri potrebbero vederlo come un pericolo anche questo, perché vedete, mette in discussione tutto. Se noi dovessimo andare di fronte col cattolicesimo, con l'Islam, eccetera eccetera, e mettere, voglio dire, tutti i punti filosofici in linea, molto probabilmente noi vinceremo, ma non ci farebbero più entrare a parlare da nessun'altra parte, perché mettiamo in pericolo un sistema. Pensate che molti nel cristianesimo pensano ad esempio che lo yoga sia un grosso problema. Pensano sia un grosso problema. E di questi giorni un ragazzo cristiano, quindi non un devoto, un amico, che all'interno della sua chiesa, della società, aveva sviluppato tutta una serie di dialoghi culturali ed altro, quando ha voluto portare un corso di yoga e di meditazione, è stato mandato via. C'è un disastro in quella comunità, un disastro. Lui è stravolto, perché è sconvolto, perché vede tutto il suo lavoro, semplicemente perché ha voluto portare qualcosa che per lui era assolutamente normale e si sposava benissimo. Però abbiamo delle persone dall'altra parte che sono in questo modo. E che fai? Non ti danno neanche la possibilità di spiegarti. Loro lo vedono come una sfida, come un affronto. Quindi bisogna andare molto cauti, no? Quindi in accordo alle persone che abbiamo davanti bisogna... Questo non significa che noi dobbiamo nascondere o compromettere la nostra identità, ma dobbiamo essere in grado di dare le cose giuste al momento giusto. Allora così veniamo apprezzati. Insomma, è un discorso ampio questo, no? Però il devoto ha questa volontà di aiutare gli altri, di includere gli altri nella coscienza di Cristo, di aiutarli a risvegliare, voglio dire, la bhakti all'interno del loro percorso. Perché questi percorsi, che siano religiosi, che siano, hanno la bhakti all'interno, perché la bhakti è presente nel cuore di ognuno. Noi dobbiamo stare attenti a svilupparla e non creare dei contrasti, se no falliamo nella nostra missione. In Kali Yuga è un problema. Guardate, c'è la storia famosa di Nityananda Prabhu quando venne aggredito da Jagai Madai, da questi due poco di buono, perché si parla di gente. Sapete, a volte uno si dimentica. Andiamo a leggere chi erano Jagai Madai. Erano persone che vivevano di prepotenze, rubavano agli altri, violentavano le donne, entravano nelle case, aggredivano, cioè gentaglia proprio, no? Che però, voglio dire, non riuscivano neanche
perché erano i prepotenti del villaggio e forse neanche, voglio dire, i preposti a tenerli a bada non riuscivano a farlo. Questi hanno aggredito Nityananda e Signor Chaitanya, quando ha visto questa situazione qua, lui dice, il Sudarshan Chakra era pronto ad ucciderli. E così gli ha detto Nityananda, dice, se uccidi loro devi uccidere tutti. Perché in un modo o nell'altro, dice, in Kali Yuga non saranno così, loro sono veramente il top, no, della degenerazione, ma gli altri hanno un sacco di problemi, quindi inizi a uccidere tutti. E che è successo? Che è successo a Jagai Madai dopo questo episodio? Qualcuno lo sa che è successo? Qualcuno sa come si chiama? Poi hanno preso i nomi spirituali. Jagatananda. Hanno preso dei nomi spirituali, quindi c'è stato questo potere di trasformazione all'interno della vita di queste persone. Bisogna stare attenti, no? Perché a volte dare troppo rischia di creare delle situazioni poi che non possono essere gestite. E vi porto un altro piccolo esempio, poi se qualcun altro vuole chiedere o dire qualcosa. Io anni fa, per molti anni, sono stato Brahmachari all'interno del nostro movimento, poi per un periodo abbastanza lungo io mi sono dedicato ad altro, quindi lavoravo. Tra le cose che facevo, io insegnavo un'attività ricreativa particolare, ma non è quella. All'interno di questa attività ricreativa c'era anche tutta una formazione teorica, e parte di questa formazione teorica erano delle nozioni di fisica, no? Parliamo di nozioni basilari di fisica, che ne so, qualcuno si ricorda elementari, che ne so, leggi di Dalton, Boyle-Mariotte, Henry, queste leggi basiche della fisica, e faceva parte del loro percorso di formazione. Un giorno tra i miei studenti venne un ricercatore del CNR, e questo lavorava a strettissimo contatto con Rubbia, con tutta questa gente qua, no? Allora, quando io sono arrivato a quelle lezioni, avendo un luminare davanti, gli dissi, guarda, facciamo una cosa, perché non le tieni tu le lezioni? No? Perché, secondo me, voglio dire, tu sei la persona più qualificata. E lui mi disse, oh, ma se vuoi, non è un problema, guarda, sono cose basilari, per te fa ridere. Io dissi, sì, va bene, lo faccio. Sapete che è successo? Non ci ha capito niente nessuno. Io ho dovuto rifare la lezione. Ho dovuto prendere lui escluso, tutti gli altri, no? E glielo ho anche detto, perché lui, nonostante abbia cercato di parlare in termini molto semplici, questo qui era uno che andava in giro a fare conferenze in tutto il mondo, quindi il suo essere semplice per una persona che non era uno studioso di fisica, non era un laureato, era complicatissimo. Allora gli ho detto, guarda, io ti ringrazio, perché poi avevo anche una certa confidenza, ma guarda che io devo rifare la tua lezione. E gliela mise in una maniera scherzosa, lui capì la cosa e gli ha detto non sei adatto, cioè tu sei adatto a parlare da un certo livello in avanti, però io dovete rifare la lezione perché la gente non aveva capito cosa stavo dicendo, era stato espresso in termini troppo complessi. Se io avessi a questi studenti, li avessi mandati all'esame, o questi si ricordavano quello che avevano studiato a scuola oppure avrebbero sbagliato tutti l'esame, perché non avevano ricevuto una formazione adeguata. Ma da chi? Da un luminare della fisica? Sì, era troppo. Un po' come se un professore, voglio dire, laureato, insomma, e vada a insegnare a dei ragazzi delle medie o delle elementari, e voglio dire, non si sintonizzi sul loro livello. Viene fuori un disastro, perché loro, lui può essere chi vuole, ma loro non sono in grado di capire quello che lui sta dicendo. Quindi noi dobbiamo fare questo, a volte spesso bisogna fare questo sforzo, in cui noi non dobbiamo dimostrare a nessuno di essere migliore, o meglio, dobbiamo far intravedere, questo è importante, far comprendere che non è tutto lì, c'è una conoscenza profonda, ma non è necessario a volte che tirarla fuori tutta subito, perché questo può creare delle barriere, invece di facilitare può creare delle barriere. E c'è questa storia anche famosa, probabilmente le avete già sentite, però insomma ripetere fa bene, che riguarda proprio Rupa Goswami e Jiva Goswami, no? Nel passato, ancora adesso succede in India, ma proprio una volta era proprio comune, no? Che, voglio dire, i motivi di intrattenimento delle persone nei villaggi erano sostanzialmente due: uno era la lotta e l'altro erano le sfide filosofiche. Allora c'erano queste
contrapposizioni molto, molto forti. C'erano questi eruditi che andavano in giro e sfidavano l'erudito del posto per poter, in un dibattito pubblico, e poi chi vinceva faceva firmare all'altro, insomma, che la sconfitta. E quando questo grande erudito venne a sapere di Rupa Goswami, no, che era considerato un po' la persona preminente del Vaishnavismo, dice: vado a sfidarlo, così vinco lui e metto nel mio palmarès un nome importante. Quando si avvicinò a Rupa Goswami, lui gli disse: sì, sì, ho sentito parlare di te, ma quando tu vuoi sfidare, dice: no, dice, guarda, dimmi dov'è che devo firmare, io firmo che tu hai vinto. E Rupa Goswami gli firmò il foglio e dice: ho vinto. Allora lui andava in giro dicendo: guardate che, cioè, Rupa Goswami non ha neanche avuto il coraggio di affrontarmi, perché sapeva già come sarebbe andata a finire, quindi lui ha voluto liquidarmi in questo modo. E questo arrivò alle orecchie di Jiva Goswami, il nipote di Rupa Goswami, il quale disse: ma questo non è assolutamente vero, mio zio è umile, non vuole avere nessun tipo di riconoscimento, ma il problema è che così facendo si mette in discussione la sua onorabilità, ma anche quella dei Vaishnava. E quindi ci vado io e sfido lui, questo erudito. E la storia dice che lo sconfisse Jiva Goswami, questo erudito, così sonoramente, che questo scappò di notte, perché era talmente, c'era il colmo di vergogna, scappò via, perché non voleva, era veramente stato annientato filosoficamente. Allora Jiva Goswami andò dallo zio e disse: guarda, hai visto, cioè, io capisco la tua umiltà, però io per salvaguardare la tua onorabilità, quella di cui stava, l'ho fatto, l'ho sconfitto. Sapete cosa gli disse Rupa Goswami? Lo guardò in faccia e dice: tu non sei un Vaishnava. E lui: come, non sono un Vaishnava? Dice: l'ho fatto per te, tu non sei un Vaishnava, gli ha detto, e siccome a Vrindavana risiedono solo i Vaishnava, tu non ci puoi stare. E lo mandò via. Lo mandò in esilio, non troppo distante, lo mandò a Mathura, comunque, che sono pochi chilometri, lo mandò in esilio. E Jiva Goswami lo fece rientrare, poi per intercessione dell'altro zio Sanatana, che a un certo punto, dopo un anno, dice: guarda che la lezione l'ha capita, insomma, lui dice, insomma, non c'è questo spirito vendicativo nei devoti. Allora lo fece rientrare, ma lo lasciò un anno fuori a riflettere su quello che aveva fatto, perché gli disse: tu perché hai sconfitto, con la sconfitta di questa persona hai trasformato il suo cuore? E Jiva Goswami dice: ma io questo non ci avevo pensato. Dice: e allora non sei un Vaishnava. Quindi vedete com'è, bisogna stare attenti a volte, no? Come noi ci interfacciamo con gli altri. A volte è anche opportuno non far vedere che forse fare un passettino indietro, non far vedere che noi sappiamo tutto. Noi sappiamo delle cose, possiamo dare il nostro contributo, se lo consideri utile, e così poi la gente ci chiama. Però bisogna sempre stare attenti a non sminuire gli altri. Se noi abbiamo questo tipo di atteggiamento, diventiamo amici, e poi le persone prendono dei valori che sono all'interno dei valori universali della coscienza di Krishna, li integrano all'interno della loro vita, o addirittura li riscoprono anche all'interno della loro tradizione religiosa. Quindi il nostro scopo non è quello di andare a sbalordire la gente, stupirla e metterla in difficoltà, è quello di contribuire. Guardate il sale che si scioglie negli alimenti, ma non viene valorizzato. Io non vedo l'ora, ma... Ah, ok, se qualcuno vuole fare qualche altra considerazione. Una domanda? Sì. Mi rendo conto che circola una cattiva informazione per quello che riguarda le altre tradizioni spirituali, le diverse, insomma, dalla parte, e quindi sia... è in qualche modo difficile poter discernere quali siano meno dei vanti spiritualisti delle altre tradizioni. Quali sono i punti di contatto delle altre tradizioni da andare a ricercare per approcciarci meglio? Allora, quando noi vogliamo intraprendere questo tipo di servizio, bisogna anche conoscere gli altri. Perché spesso, voglio dire, per del sentito dire o per delle conoscenze superficiali vengono dette delle cose, quindi bisogna essere sicuri di quello che stai dicendo. Un errore che io ho visto fare molte volte è quello di parlare di altre tradizioni religiose
partendo da delle conclusioni che ci ha raccontato l'amico oppure non sono comprovate, questo mette in grossa difficoltà gli altri, voglio dire, la relazione proprio. Quindi intanto bisogna conoscere quello che stanno facendo gli altri. Se devi farlo come servizio, devi conoscerlo. L'importante è parlare di quello che fai tu, non di quello che stanno facendo gli altri. E quello che noi possiamo trovare come punto di unione è di nuovo sempre la Bhakti. E questo mette un po' d'accordo tutti. Quando noi troviamo questi punti di unione, di lavoro con comune sulla piattaforma della Bhakti, questo aiuta le persone, perché non è un piano di sfida. La Bhakti non è un piano di sfida. Cioè non è io conosco proprio come faccio ad amare. No? Quindi l'amore è inclusivo, le persone rispondono bene. Però detto questo, ci sono delle persone che sono predisposte e possono trovare un sacco di punti di contatto. Ad esempio c'è una cara amica di Roma, che lei è devota ma è comunque anche della tradizione ebraica, e ha fatto un documento che adesso si sta ancora continuando, poi insomma quando sarà pronto semmai lo diffonderemo, in cui è andata a trovare dei punti in comune nelle varie tradizioni. Perché non è tanto il fatto di andare a rilevare le differenze, perché le differenze vanno a trovare i punti in comune, quello in cui vediamo, voglio dire, che ebraismo, islam, qui perché siamo in questa parte del mondo, cattolicesimo, quello che sia, e Bhakti, il percorso della Bhakti e Vaishnavismo, trovano dei punti di contatto. Allora, su questo la gente, voglio dire, diventa anche stimolata, vede che le differenze non sono più così rilevanti, le distanze si avvicinano. Però bisogna fare un'opera di approfondimento, se no viene fuori un disastro. Se stiamo attenti ad andare sempre a verificare quello che noi vogliamo dire, perché spesso a volte non si conosce esattamente quella tradizione come la vede da questo punto di vista. E se si riesce a lavorare su un certo piano, proprio negli ultimi minuti racconto ancora questa storia qua, che potete trovare nel Jaiva Dharma. Jaiva Dharma è un testo importante di Bhaktivinoda Thakur, in cui lui racconta tutte storie di Vaishnava, e tra queste storie ce n'è una particolare, perché loro cosa facevano i Vaishnava? Facevano le loro pratiche spirituali, quindi qui si parla di Maya, poi si parla del Bengala, principalmente. Loro cosa facevano? Le loro pratiche spirituali. Poi quando arrivavano la sera, si ritrovavano personalmente oppure insieme per fare domande al devoto più anziano o la persona che loro consideravano più avanti spiritualmente. Facevano domande, no? E lui rispondeva, guardate, se avete la possibilità leggetelo, perché sono veramente profonde sia le domande che le risposte. Allora loro una sera decisero di trattare un argomento molto intimo, se mi ricordo bene era proprio legato alla figura di Radharani, delle gopi, qualcosa di molto profondo, no? E si organizzarono, dicevano, allora, tal sera veniamo lì, facciamo questo, abbiamo sparso la voce fra di noi. Se non che successe che arrivarono dei sufi. Sapete, i sufi, non so se sapete chi sono, i sufi sono, diciamo, la parte mistica dell'Islam, no? E sono persone che mettono l'amore per Dio al centro di ogni cosa, anche loro. E quindi loro erano profondamente in imbarazzo, perché dicevano, da una parte erano amici e non volevano mandarli via, visto che questi erano venuti a trovarli, dall'altra erano tutti lì che fremevano di incontrare questo maestro per discutere temi così profondi. Quindi andarono da lui e gli dissero, dacci un modo per non trattarli male, per non farli sentire male, per lo stesso tempo digli che insomma vengono un'altra sera, perché questa sera qua dobbiamo discutere degli argomenti troppo intimi. E loro, siccome vengono da un'altra tradizione, non avrebbero gli strumenti per poter comprendere tutto questo. Dice, sostanzialmente loro non erano una discriminazione, dicevano, questi non, cioè, capite, sono di un altro livello, come fanno a capire noi che parliamo di soggetti, quindi da un punto di vista Vaishnava. E lui gli dà tutta una motivazione, se non sbaglio alla Iri Mashai, gli dà tutta questa motivazione, dice, guardate che quando i cuori sono sintonizzati, queste differenze esteriori sono marginali. E quindi lui gli disse, queste persone sono persone che seguono profondamente la loro tradizione, cercano la Bhakti all'interno della loro tradizione. Quindi avremo un modo di esprimersi diverso, noi possiamo essere più avanti o più rispetto a loro, ma loro avranno la capacità di sintonizzarsi. E quindi lui gli disse praticamente a questi devoti che vanno a stare con loro,
di includere anche gli altri. E si sedettero intorno assieme. E avete la descrizione della serata che fu particolarmente proficua, perché anche gli altri ne ebbero un grande beneficio. Quindi vedete che a volte decidere questi sì, questi no può essere un problema. E noi, riportandolo ai giorni nostri, abbiamo ospitato a Villa Vrindavana più di un ritiro sufi, abbiamo almeno 4 ritiri. E in particolare, uno di questi, vi ricordo che c'era una devota inglese che ha vissuto per tantissimi anni, molti anni fa, a Villa Vrindavana. Quando lei era in Italia aveva il soprannome di Sergente di Ferro, no? Era una di quelle che, voglio dire, dura con tutto, con tutti, eccetera, eccetera. Poi la vita l'ha portata a fare altro, si è modificata molto, eccetera, eccetera. E lei, quando ha sentito che loro stanno facendo questo ritiro, mi ha detto: ma questi che fai? Se vado su anch'io, pensi che se ne abbiano a male, insomma, è una cosa privata. Ho detto: no, guarda, che assolutamente non c'è problema, tu puoi andare. Anzi, loro sono contenti, perché tante, anche altri devoti sono andati a sentire quello che dicevano. Questo sergente di ferro, quando è tornato giù, aveva lacrime agli occhi di gioia, voglio dire, non di commozione, perché mi ha detto, dice, io sentivo queste persone che parlavano di amore per Dio, di come potevano servire Dio, come potevano amarlo, in un modo diverso dal nostro. E addirittura lei mi ha detto, dice, ma sai che il loro, non si chiama imam, adesso non mi ricordo come si chiama, però il loro responsabile, a un certo punto ha iniziato a parlare di soggetti molto particolari che non sono contemplati in tutto l'Islam, ha iniziato a parlare di reincarnazione, non come la intendiamo noi, in un modo completamente diverso, ma l'orientamento era quello. E ha incominciato a parlare di questa possibilità che Dio abbia un aspetto maschile e un aspetto femminile. E lei mi ha detto, io ero con lacrime agli occhi, era appunto con lacrime agli occhi, perché mi ha detto, dice, io non mi aspettavo una cosa del genere. C'era ovviamente un modo diverso, può essere più elementare rispetto alla conoscenza che abbiamo noi, ma vedete che c'era una direzione chiara di queste persone. E io queste persone, qualcuno di loro lo frequento, e vi posso dire che se stabilisci la giusta connessione, loro sono attratti, e a volte ti hanno chiesto anche dei testi. Guardate l'approccio, c'è una comunità di frati nel nord Italia che legge tutti i giorni il Bhagavatam e la Chaitanya Charitamrita, ma mica sono diventati dei devoti di Krishna, però continuano a fare i frati. E sapete cosa gli ha detto il devoto che gli ha portato le cose? Noi leggiamo questo perché ci aiuta a sviluppare meglio l'amore per Dio. Non sono convertiti, ma hanno inserito maggiormente la Bhakti nel loro cuore, quindi hanno capito che questi libri non sono qualcosa di esclusivo, ma diventano di beneficio per tutti. E ancora, quando noi vogliamo diffondere il canto del mantra, guardate che il canto del mantra, la gente non deve prenderlo come una cosa esclusiva di qualcuno. Io questo lo dico sempre a tutti. Cioè, guardate, c'è il canto del mantra di Krishna, e serve per le persone per praticare la vita spirituale da un sacco di anni, anche noi lo cantiamo. Non gli dico, ma non è una cosa esclusiva nostra, puoi cantarlo anche tu. Ecco che allora succede che quando le persone capiscono questo punto, cosa fanno col mantra? Lo adottano, e semmai qualcuno si stupirà, ma dico, non sono tantissimo, ma io conosco persone che, di altre tradizioni religiose, che cantano il mantra, recitano e cantano il mantra. Non recitano 16 giri al giorno come i devoti, insomma, più determinati fanno, ma lo inseriscono all'interno della loro vita, perché hanno compreso che non è una conversione, è semplicemente qualcosa che alimenta. Noi non, ripeto, non siamo qui per convertire le persone di un'altra tradizione religiosa, ma per aiutare a sviluppare la Bhakti. Poi, ovviamente, persone che seguono il metodo che Prabhupada ci ha insegnato, che Prabhupada ci ha insegnato, noi siamo felici e contenti che sono delle persone che vogliono partecipare direttamente. Ma d'altra parte noi dobbiamo avere questo tipo di atteggiamento. Così si può espandere la Bhakti nel mondo. Avendo questo atteggiamento così e facendo comprendere che questi valori non sono propri di una tradizione religiosa, ma sono dei valori così importanti che parlano direttamente all'anima, alla jiva. Krishna Loka? Grazie. Comunque Roberto ha già fatto l'ultima domanda. Sì, sì. Collegavano. No, vabbè. Ho visto. Dimmi tu come... Lei voleva fare l'ultima domandina. Prego. Allora, potremmo...
ha fatto riflettere, ascoltare, perché adesso sto vivendo un momento un po' particolare della mia vita, nel senso che mi sono avvicinata ai devoti da qualche mese e ho partecipato, ho la benedizione di partecipare al viaggio spirituale a Vrindavana. E sto il rientro, per me è stato molto molto traumatico, nel senso che soprattutto oggi ho sofferto moltissimo questo sentimento di separazione, una nostalgia, una mancanza molto forte, ma può essere anche molto dolorosa, e che vedo che si va a fondere anche con un grande senso di solitudine, nel senso di difficoltà ad adattamento a quella che è la realtà qui, quindi all'ambiente di lavoro, alle relazioni. La famiglia per me è un ottimo rifugio, per cui quello per me è un bel nido. E oggi proprio il mio pensiero è stato: che bello, oggi è sabato, andiamo al centro, ritrovo i devoti e in questo trovo un po' di sollievo. E per cui mi sto trovando ad affrontare anche una situazione un po' difficile a livello personale. E ho un pochino pensato se per trovare anche per me una direzione, per comunque poter sviluppare un equilibrio in tutto questo, rifarmi all'immagine della gallina, che comunque è, pur stando, sì, siamo nel Kali Yuga, quindi siamo in un grande montaggio, diciamolo, però raspando qui lì riesco a trovare qualcosa di buono. Certo, questo è comune a molti, man mano che vai, uno riscopre la vita spirituale, questo senso di inadeguatezza nel mondo, di difficoltà, è per quello che è importante poi trovare dei momenti di contatto con i devoti, perché c'è un posto come questo centro, è veramente qualcosa di fantastico, permette veramente alle persone che cercano qualcosa di diverso di potersi trovare insieme, come è importante cercare di aumentare i momenti in cui uno possa stare con i devoti. Questo è fondamentale, è un'altra cosa da fare, bisogna lavorare su se stessi e cercare di diventare forti. Questo è perché, sai, noi siamo, dobbiamo stare attenti ad essere di vasi di terracotta in mezzo a milioni di vasi di ferro che possono stritolare la tua bhakti, ma tu puoi farla diventare forte. Ecco perché è importante darsi anche, voglio dire, delle regole all'interno della propria vita, dove tu ovviamente devi interagire con il mondo, ma allo stesso tempo devi avere anche degli spazi tuoi di sopravvivenza dove vai a ricaricare le batterie. Più andrai avanti nel percorso spirituale, più la visione si schiarirà, farà vedere come ad esempio tutta una serie di dinamiche e di situazioni nel mondo in realtà ti diventeranno sempre meno interessanti e cercherai qualcosa di diverso, però purtroppo hai a che fare con persone che vivono completamente orientate al materialismo, quindi è per quello che darsi degli spazi ben definiti, cioè uno che inizi la giornata cercando di fare almeno un po' di pratiche spirituali, quindi cercare di creare anche una sorta di salvagente, no? Per poter poi andare a affrontare la giornata. Prabhupada ad esempio quando lavorava lui faceva così, si recitava il suo mantra prima di andare a lavorare, quando aveva il momento di break cercava di ritrovare un attimo di connessione con la spiritualità e la sera quando tornava indietro cercava di ritrovare un altro momento. Quanto deve essere lungo? È un discorso lungo da fare, nel senso che bisogna poi rivolgersi a persone che sono più avanti nella bhakti, qui avete molti devoti che sono esperti, Krishnamurti, molti altri, che possono aiutarti a trovare un qualcosa di adatto, voglio dire, alla tua vita, di modo che tu possa evolverti e cercare di essere meno condizionato del resto. Però quello che tu stai dicendo, io ti posso dire benvenuta nel modo di quelli in cui comincia a schiarirsi un pochettino la nebbia che c'è davanti, perché fuori i valori sono altri, e si sa bene, sono completamente altri. Altro tipo di impostazione dove è tutto centrato su se stessi, voglio dire, sul corpo e sulla soddisfazione materiale del corpo. Mi chiudo con una piccola cosa, vedete, tutti parlano di pace nel mondo adesso, no? Tutti si sprecano, io vengo invitato costantemente, si vuole che si parli di pace. Per essere efficace devi ripetere ogni 7-8 parole, devi ripetere la parola pace, così allora ti cominciamo a questo uomo che fa la pace, no? Quando Prabhupada, lo leggevo l'altro giorno, dice, sapete per portare la pace nel mondo? Lui diceva, servono tre cose, no?
diciamo, questi non sanno più che fare, hanno l'uomo questo, quello e quell'altro, lui ha parlato tre cose. Sapete cosa sono le tre cose di Prabhupada? Ha detto riconoscere che Dio è il supremo gloditore. Riconoscere vuol dire che Krishna è il proprietario di ogni cosa e riconoscere che noi siamo degli eterni servitori degli altri. Ha detto se le persone fanno entrare queste tre cose nella loro vita, la pace arriva automaticamente, perché sposti il centro. Cioè non ci sei più tu al centro, la tua nazione, la tua famiglia, te stesso, l'America, la Cina, eccetera, eccetera, ma c'è Krishna. E siccome come relazioni con Krishna attraverso il servizio, attraverso il sentimento di amore, a quel punto lì che problemi c'hai? Cioè valorizzerai tutte le persone che dovrebbero relazionarsi in questo modo con Krishna e con gli altri, automaticamente la pace del mondo arriva. E per quello che Bhaktisiddhanta Sarasvati diceva che in questo mondo c'è tutto, ma l'unica cosa che manca è la coscienza di Krishna, perché riequilibrerebbe tutto. Ma noi possiamo lavorare in questo senso, ma spesso, quando voi, se io vado adesso a fare un discorso di questo tipo, davanti a queste assemblee in cui si parla appunto di come trovare la pace, la gente mi guarderebbe stralunata e mi direbbe ma questo è sognatore, vai a farlo da un'altra parte, no? Qui parliamo di cose pratiche. Ecco che allora bisogna prenderla ad un livello più basso, semmai parlare di altro, e poi quando è possibile introdurre dei concetti più elevati. Però sostanzialmente è un tipo di sentimento che hanno tutti, molti perlomeno, questo di sentirsi inadeguati. Penso che abbiamo passato ogni limite, o no? Sì. Quindi, Hare Krishna.